Ciao a tutti, oggi sono qui per presentarvi un mio nuovo lavoro, anche se siamo solo più di metà di settembre, però mi sto anticipando un po' col Natale. È un oggetto che ricorda un po' a tutti quanti la nostra infanzia e andiamo al dunque, eccolo qua. È la tipica, boccia di vetro con dentro un oggettino che c'è la neve. Ecco qua. E ora andiamo a vedere come poterlo realizzare. Allora, come vi dicevo, andiamo adesso a vedere il materiale occorrente per realizzare queste sfere. Innanzitutto, la cosa principale, che mi sembra più che ovvia, serve un barattolino di vetro. Marmellate, sottoli, sottaceto, quello che più avete a disposizione. Ecco, questo non è esageratamente grande. Ecco qua, l'importante è che sia ben lavato e ben asciutto all'interno. Ecco qua. Poi serve dell'acqua distillata, quella ovvio non ve la faccio vedere perché tanto voglio dire, l'acqua distillata qualunque donna che stira normalmente in casa ce l'ha e si può trovare comunque a dei prezzi veramente modici, fusti anche da 2 o 3 litri a pochissimo. I brillantini, questi brillantini che possono essere questi oppure questi che faranno tipo da neve, ecco. L'importante è che non siano esageratamente piccoli perché se no purtroppo avrete l'effetto che poi galleggiano e rimangono lì a galla e non scendono. A proposito di scendere, nel caso in cui volete fare in modo che i brillantini o le stelline scendano più lentamente, potete aggiungere all'acqua, dentro il barattolo, potete aggiungere qualche goccia di glicerina. Io uso questa. La si trova in farmacia, l'ho pagata 1,75 euro e ce n'è dentro parecchia, è un po' oleoso, sembra uno sciroppo. Ecco, ne bastano poche gocce, adesso uno poi si regola e questo fa in modo che i brillantini scendano più lentamente. Il super attack vi servirà per incollare al coperchio la vostra creazione o l'oggetto che avete, ecco, in questo modo, così, ecco, qua, lo dovrete incollare, quindi mi raccomando che anche il coperchio sia ben pulito e ben asciutto, con l'attack si appiccicherà, e voilà. Detto questo, ci vediamo fra poco con il lavoro ultimato. Allora, eccoci qua, siamo pronti. Dunque, io poco fa ho incollato l'alberello al tappo del barattolo. L'ho fatto prima perché bisogna dare tempo all'attack che asciughi bene. Sotto deve essere asciutto bene. Quando l'attack ovviamente avrà fatto presa e sarà anche asciutto, quindi tempo un quarto d'ora, anche mezz'ora per essere più sicuri. Potremo procedere. Se l'attack sotto non si dà il tempo di asciugare, potrebbe rischiare che con l'acqua si può staccare nel tempo e quindi ecco. Dunque, ora prendiamo il nostro contenitore con l'acqua distillata, ci mettiamo dentro un po' di, ecco, io metterò un po' di stelline. Ecco qua. Poi metto un po' di brillantini dorati. Ecco qualcuno anche blu. Questi blu sono un po' più grossi. Vediamo se, ecco qua. Adesso questo
sto per girare un po'. Ecco, diamo una mescolata però. Ecco qua. Stelline sono rimaste attaccate qui. Ecco fatto. Allora, dicevo, fatto questo, praticamente mettiamo la nostra glicerina. Cerchiamo di metterne poca, poi. Ecco qua. Quanto basta. E voilà. Adesso non basta chiudere e boom. Bisogna fare un lavoro, quindi ci attrezziamo per non bagnare tutto. Se volete, ovviamente farlo sul lavandino, vi verrà certamente più comodo. Ecco qua. Aggiungiamo l'acqua più che si può, praticamente fino all'orlo. E poi andiamo a inserire l'oggetto. La ciotola servirà perché ovviamente l'acqua uscirà e per non bagnare. Ovvio. Ecco qua. Cerchiamo di chiuderlo. Non è facile, perché quando è pieno passa poca aria ed è un po' complicato riuscire a chiuderla. Ecco qui. Assicuriamoci solo di averlo chiuso bene e lasciamolo un po' a testa in giù. A tra poco. Eccoci, eccoci qua di nuovo. Allora, il lavoro è finito. Io ho dato una mano di silicone acrilico intorno per essere un po' più sicura della tenuta stagna del barattolo, però se il barattolo, se voi usate dei barattolini nuovi, quelli che vengono usati di solito per fare le marmellate in casa o le conserve in casa, ovviamente quelli una volta ben stretti non perderanno, a meno che ovviamente non cercate di aprirli, questo è ovvio. Comunque ecco qua, adesso io vi farò vedere, cercando di... Ecco qua, come potete vedere i brillantini, le stelline, tutto quello che è. Ecco, cerco di zoomare magari ancora un pochino, se si riesce. Ecco qua. Scendono. Ecco qua. Devo dire che è la prima volta che uso la glicerina all'interno dell'acqua e devo dire che sì, magari aggiungendone ancora un pochino sarebbe andato ancora meglio, però comunque, ecco, mi sembra che il risultato più o meno c'è. Comunque. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero che sia stata di vostro gradimento. Da Claudia Piccole Idee, un bacione a tutti, ciao!